Due parole segnano la Pasqua cristiana: morte e resurrezione. Forse non sapremo dire cos'è la morte, anche se l'abitudine a sperimentarla ce l'ha resa così familiare. Ma quando si parla di resurrezione, allora è il pensiero a confondersi, senza trovare più un appiglio di senso, di ragione. Se continuiamo a tenere però fisso lo sguardo su Gesù, allora sarà Lui a darcene una piena spiegazione. Era ancora buio, dice il Vangelo di Giovanni, quando Maria di Magdala correva al sepolcro. Era rimasta sveglia quella notte ripensando a Gesù crocifisso, avvolto dalle tenebre fino alle 3 del pomeriggio. E ancora risentiva l'eco della sua voce che aveva gridato a Dio: «Perché mi hai abbandonato?» Un poeta ci ricorda: «No, credere a Pasqua non è giusta fede, è troppo bello se è a Pasqua. Fede vera è al Venerdì Santo, quando tu non c'eri lassù, quando non una eco risponde al suo alto grido. Persino quella tomba vuota e buia, senza più il corpo martoriato di Gesù». L'Evangelo, dicendo che era ancor buio, segnala che sta per iniziare un'alba nuova, un ritmo del cuore, uno stato d'animo rinnovato. Maria infatti piangeva. Non le bastavano più gli angeli a consolarla o quello sconosciuto scambiato per il custode. C'è una insistenza sul pianto di Maria che l'annuncio del Vangelo della resurrezione non vuole cancellare, come se quel pianto c'entrasse con la bellezza della Pasqua di Gesù. Gesù risorto che non appare in un santuario o in una chiesa, ma che appena risorto va incontro a Maria che piange sconsolata, è un segno che va raccolto con la delicatezza di un fiore carico della rugiada del mattino. E questo accostarsi di Gesù al dolore, alla nostra tristezza, si ripeterà al termine di quello stesso giorno, quando due suoi discepoli se ne andranno delusi da Gerusalemme, o poi subito raggiungerà, attraversando quelle porte sbarrate, gli 11 che stavano impauriti nel cenacolo. E a tutti ripete: «Perché piangete? Chi state cercando?» E perché Gesù si avvicina a Maria? Perché le parla? E poi Maria, che sente la sua voce, e lui che la chiama per nome, e qualcosa li unisce profondamente. È l'amore. Nel cantico ritrovo una parola che forse mi aiuta, mi spiega. Quando l'amata dice all'amata: «Forte come la morte dell'amore», anzi più forte della morte è l'amore, perché un amore come quello di Gesù non poteva restare chiuso in una tomba. L'amore di Dio è così intenso e forte in Lui che non poteva che annientare la morte, correndo là dove l'amore desiderava andare, come il vento che ti investe, come lo spirito che crea e dà vita, come anche dice Giovanni: «Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte». E Gesù è passato dalla morte alla vita perché è attraversato per sempre dall'amore incandescente, dallo Spirito di Dio. E a Pasqua, nella sua Pasqua, a tutti noi è fatto il dono di accoglierlo così, senza volerlo trattenere, senza inutili calcoli. Amare come Lui ci ha amati, accogliere il segno della sua Pasqua che dona vita nell'amore, tutti raccolti da un amore che tutto si consegna, come Lui ci ha insegnato. E a Maria, che vorrebbe trattenerlo un attimo per sé, Gesù dice: «Non mi trattenere, ma vada ai miei fratelli», come un amore che sempre corre e va senza fermarsi mai. Più forte della morte, infatti, è l'amore, e le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Il titolo suggestivo di una poesia che amo rileggere a Pasqua dice, in forma di preghiera: «Dimmi che non sarà la morte. Dimmelo tu, Gesù risorto, che non sarà la morte l'ultima parola su questa mia povera esistenza. Tu che già a Marta, confusa per la morte del fratello Lazzaro, dicevi: «Io sono la resurrezione e la vita». Oh Signore, ti prego, ripetimi che non sarà la morte l'ultima parola. Che proprio qui sta la nostra fede, come una fede che filtra poco a poco, come i raggi del sole a partire da quel mattino di Pasqua,
prima sul volto di coloro che ti hanno conosciuto e poi raggiungere ad agio oggi anche noi. Solo ci resta di ascoltare ancora la tua voce che ci chiama tutti per nome. Tonino Bello scriveva queste parole augurali, incandescenti, a Pasqua, coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di voi, coraggio, disoccupati, coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo cullati. Coraggio, gente solitaria, turba, dolente, senza volto, coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la povertà morale ha avvilito, il Signore è risorto proprio per dirvi di fronte a chi decide di amare che non c'è morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli via. Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione. Cristo risorto non lo possiamo solo cantare nelle chiese, chiede d'essere annunciato, seminando a piene mani ancora parole di speranza nel cuore della gente. Che sia una buona Pasqua.